Aspettando Roma-Cagliari, la Juve è tornata prima e sola, mentre Donadoni ha colpito e affondato il Napoli a San Paolo e la Fiorentina è caduta a Udine. L'Inter ha sprecato una grande occasione per agganciare il terzo posto. Il pareggio di Bologna consente a Mazzarri di arrivare a 2 punti da Benitez, ma non era ciò che i nerazzurri volevano. Il miglior attacco del campionato è andato a sbattere per 2 volte contro la traversa di Curci, già benefattore dell'Atalanta, ma stavolta migliore in campo dei rossoblù. Conte a Livorno ha stabilito 2 nuovi record. Mai nelle prime 13 partite della sua gestione la Juve aveva totalizzato così tanti punti, 34, scaturiti da 11 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 28 gol segnati, 10 subiti. Mai nessun altro allenatore nell'intera storia bianconera aveva vantato una media punti partita tanto alta quanto la sua. Aggiungete la 5ª gara consecutiva di campionato senza subire reti, le 500 partite di Buffon in A, la scoperta che alla bisogna Vidal sa fare bene anche il difensore centrale, il 7º gol di Tevez in 13 gare nel massimo campionato italiano e il 3º di Llorente. I campioni scoppiano di salute, buon segno pensando a Copenaghen in Champions, una partita da vincere e basta. Male, anzi malissimo, sta invece il disastrato Milan che vive un malinconico autunno, arrancando a quota 14, soltanto 4 lunghezze sopra la zona B. Il pareggio con il Genoa, che sabato sera a San Siro per quasi un'ora ha giocato in 10 contro 11 a causa dell'espulsione di Manfredini, è stato peggiore di una sconfitta. Tifosi inferociti, allenatore sempre più indebolito dai tentennamenti dei dirigenti, alcuni dei quali vorrebbero cacciarlo, però esitano ad affidarsi ad Inzaghi sapendo che in giugno arriverà Seedorf. Squadra che non vince da 5 turni e senza capo né coda, ma ha un'unica certezza, la difesa con la Brodo che prende 20 gol in 13 partite. Società dove non si capisce più chi comandi, essendo dilaniata dalla lotta intestina tra Barbara Berlusconi e Adriano Galliani. Balotelli scomparso dopo aver sbagliato il 2º rigore di fila, salvo twittare alle 5.30 del mattino che è tutto finito. Silvio Berlusconi inghiottito dai guai giudiziari e politici. E dietro l'angolo c'è il Celtic. In altri tempi, per un altro Milan, gli scozzesi sarebbero stati un ostacolo impegnativo ma non insormontabile. Ora può succedere di tutto. Il Verona intanto ha perso l'unica partita che non avrebbe mai voluto perdere, il derby con il Chievo da Corrini subito registrato. Ma Campedelli non poteva tenerlo anziché congedarlo in maggio e richiamarlo in novembre? È un campionato sempre più spaccato. Lassù ci sono le prime 4 che si giocano il massimo, con la Fiorentina che può ancora recuperare. Poi, a cascata, l'Hellas, il Genoa rigenerato da Gasperini e la Lazio. Quindi la grande ammucchiata. 12 squadre nel fazzoletto di 7 punti. Un equilibrio raramente visto che dopo la 13ª segnala il ritorno alla vittoria dell'Udinese, sconfitta per 4 volte su 5 prima di battere la Fiorentina. Del Torino, che era secco da 2 mesi. La Samp di Mihajlovic ha pareggiato una partita che avrebbe vinto se Xan non l'avesse riacciuffato in extremis, salvando la panchina di Petkovic. Il Livorno si è arreso con onore alla Juve, ma a vincere sono stati i suoi tifosi. L'appoggio immediato e generoso al capitano Andrea Luci e al figlio Marco, che lotta per la vita, onora i sostenitori labronici. Gli stessi che non dimenticheranno mai Pier Mario Morosini, morto sul campo il 14 aprile 2012 indossando la maglia amaranto. Marco Luci ha 6 anni. È stato colpito dalla fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP, una malattia rarissima che assale un bimbo su 2 milioni. Il papà, esemplare capitano del Livorno, insieme con la moglie Elisa, ha reso pubblico il dramma del figlio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di sostenere la ricerca contro questa malattia. Nicolas Burdisso, difensore della Roma quando era un giocatore dell'Inter, ha vissuto un'esperienza altrettanto drammatica. Sua figlia Angelina venne colpita da una leucemia linfoblastica acuta. Guarì dopo 8 mesi di cure. Burdisso ha scritto una toccante lettera al capitano del Livorno. Abbi fede in Dio e non smettere di lottare per tuo figlio. Ce la farai. Luci ha capito di non essere solo. Non smetterà mai di lottare per Marco.